Secondo me poco coraggiosi non siamo stati, siamo stati pensierosi e quando tu trovi una squadra che ti aspetta tanto, che non vuole venirti a prendere, che non vuole, pensi che magari non sia giusto forzare, sia giusto far passare il tempo perché poi c'è un'altra partita. Poi se non avessimo preso quel gol, che è una delle poche occasioni che abbiamo concesso, probabilmente andremo a casa con un pensiero diverso dalla partita. Quando si gioca non siamo forse abituati a giocare delle partite andate e ritorno, ma nessuno mi dice che se fossimo stati molto più coraggiosi non avremmo prestato il fianco magari alle loro ripartenze, che nelle loro caratteristiche noi dovevamo fare la partita giusta cercando di andare a far male, qualche volta l'abbiamo provata a fare e cercando di subire il meno possibile, ma poi è quello che facciamo sempre durante l'anno. Oggi quando siamo venuti qua al ritorno la partita per me è stata molto simile, siamo riusciti a trovare un gol noi e non loro e questo ha cambiato il risultato. Loro si abbassano, ti concedono pochi spazi, ti tolgono profondità, devi essere molto bravo a giocare nello stretto e queste sono le soluzioni che loro ti lasciano, quindi quando ci hanno lasciato poco spazio abbiamo provato a fraseggiare ad arrivare al tiro muovendo la palla, quando abbiamo avuto la possibilità di ripartire abbiamo provato a ripartire. Secondo me la partita è stata fatta nella maniera giusta, ripeto, l'ho vista molto simile a quella che abbiamo fatto qua nel girone di ritorno, la differenza sono stati 2 gol, poi col senno di poi si possono fare 1000 cose, io credo che la gestione della partita fosse questa, forse potevamo giocare negli ultimi minuti qualche pallone più avanti, ma quando giochi palloni più avanti devi avere qualcuno che te li tiene, che te li lavora e che ti fa salire la squadra. Io credo che cambierà l'atteggiamento della partita del ritorno, perché se questa partita fosse finita 0-0 probabilmente la partita di ritorno sarebbe stata interpretata in un modo, questa partita deve essere interpretata in un altro. Io credo che come ha fatto oggi la squadra e i ragazzi faranno di tutto per provare a ribaltare la partita con l'aiuto del nostro pubblico, con la spinta dei nostri tifosi, e l'unica cosa che possiamo fare è cercare di buttare il cuore oltre l'ostacolo, cercare di dare tutto quello che abbiamo per ribaltare questo risultato. Non vedo perché non ci dovremmo credere, queste sono partite che sono equilibrate, si sono viste, tutto l'anno, poi crederci è l'obiettivo primario, non vedo perché ci debba essere un solo motivo al mondo per non credere a rimontare una partita di questo genere, dobbiamo sicuramente fare una partita migliore di questa e andare a trovare un gol in più di loro. Immaginavo che loro lo hanno fatto per tutto il campionato, lo hanno fatto nel primo turno playoff con la Regina, l'hanno fatto oggi, loro è una squadra che non viene a prenderti in avanti, che sta lì, aspetta l'occasione, rispetto a noi secondo me ha più fisicità perché giocatori strutturati, alti, fisici, e li cercano con queste palle, noi abbiamo giocatori diversi, perché anche Schindler che è un giocatore strutturato come loro, ha caratteristiche diverse da loro, perché se gli butti una palla alta e sporca ha bisogno di una palla più pulita, quindi la differenza è stata quella che se tu non trovi spazio la palla devi cercare a muoverla a raso terra, se loro non trovano spazio la possono alzare perché davanti hanno gente che è abituata a lavorare su palle così. Colorusso non poteva giocare oggi perché ha questo fastidio al ginocchio e oggi non è a disposizione. Io credo che chi è entrato bene, nella maniera giusta, devi aver fiducia nei giocatori, io ho fatto entrare comunque Schindler Motta, che per noi è un giocatore che ha sempre dimostrato di dar una mano, oggi l'ha fatto, ho fatto entrare Schindler perché Esposito era stanco e lo rifarei, ho fatto entrare Benaglia e Molina che sono 2 giocatori che l'anno scorso si sono contesi una finale playoff, hanno partite ed esperienza, io credo che hanno fatto quello che dovevano fare, sono contento, devo credere per forza nei giocatori che ho, non posso pensare di finire una partita senza cambiare, poi potevo cambiare in maniera diversa, ma nessuno mi dice che sarebbe andato a finire meglio la partita. Sì, ma noi dobbiamo non pensare di risolvere nei primi minuti, noi dobbiamo sfruttare tutte le occasioni che ci possono creare per cercare di andare a fargli male e stare attenti a non prenderla. Ci vuole una reazione di cuore, una reazione di testa, una reazione di coraggio. Io credo che i nostri ragazzi l'hanno sempre dimostrato, lo dimostreranno anche la prossima partita.